Ciò che Berlusconi ha lasciato ai suoi figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora Luigi possono essere contati in oltre 5 tra società quotate, grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d'arte e liquidità. 2,8 miliardi di capitalizzazione delle filiali, che diventano quasi 4 considerando anche le azioni detenute da MF e Mediaset in altri gruppi. Cioè, le torri il Cereben, impegno a non vendere azioni per 5 anni l'accordo firmato dai 5 fratelli Berlusconi prevede un patto parasociale che implementa gli accordi raggiunti, tra cui una clausola blocco, cioè un impegno a non vendere 5 anni. In virtù della quale nessuno dei fratelli lo farà a 100 grave change te azioni di proprietà della loro partecipazione e conseguenza in Fininvest. Questo è ciò che viene appreso da fonti consapevoli del dossier, secondo quali tutti e 5 i bambini pagheranno secondo la distribuzione di tutte le attività. Cifre previste dai legati lasciati dai legami padre, pari a 230 milioni complessivi. Per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, questo significa che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26 ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora per il 16 ciascuno. Per quanto apprendiamo, per tutte le proprietà c'è un regime di comunione per almeno 5 anni. Lasciti. Marina e Molo Silvio metteranno 60 milioni ciascuno. Marina e il Molo Silvio Berlusconi contribuiranno con 60 milioni al pagamento delle eredità organizzate da padre Silvio in volontà a favore di suo fratello Paolo, la sua ragazza Marta Fascina e l'amico Marcello Dell'Utri. L'importo rimanente sarà fino a Barbara, Eleonora e Luigi, che contribuiranno quindi a 37 milioni per testa. Questo è ciò che apprendiamo dalle fonti a conoscenza degli accordi tra i figli di Silvio Berlusconi per quanto riguarda i lasciti del padre. Marina e Pier Silvio contribuiranno quindi al 26 ciascuno all'importo totale, gli altri fratelli per il 16 ciascuno. Mattone e le attività immobiliari possono essere stimate a circa 700 milioni, concentrate soprattutto nella partecipazione di Dolcerago. Più liquidità. In effetti, Marina Pier Silvio avranno circa il 53% delle attività, con il conseguente controllo attraverso Fininvest sulle azioni delle società. E i bambini Barbara, Eleonora Luigi avranno una disponibilità personale molto importante, escludendo in modo avviato le ex mogli dalla volontà. Entrambe divorziate, guarda al futuro la piena accettazione, che prevede un accordo totale a differenza di altre grandi famiglie imprenditoriali italiane. Consente di guardare immediatamente al futuro. Fininvest detiene 48,6 MF e Mediaset 53,3 di Mondadori e 30 Banca Mediolanum, con gruppo televisivo che conserva anche 40 delle Torri EI e quasi 30 dei ProSieben tedeschi. I primi dossiers aperti o che saranno aperti breve sono quelli della squadra di calcio di Monza, su cui i negoziati per la vendita continua. Quindi c'è la partecipazione a EI Tower per arrivare a una possibile fusione con Rai.